Questa è la quotidianità nel Darfur. Bombe che piovono sui villaggi dei contadini, dei profughi. In 100.000 hanno dovuto lasciare le loro case per fuggire alla guerra del regime. Il Darfur è terra di conquista per il presidente sudanese Bashir, su cui pende un mandato di arresto internazionale per genocidio. Un arresto che non verrà mai messo in pratica, troppi infatti sono gli interessi in Sudan, ricco di petrolio ed uranio. E il petrolio si trova per la maggior parte proprio in Darfur. Bashir usa i mercenari arabi, gli Janjaweed, per intimorire e cacciare dalle loro terre i contadini che ci sono nati. Lì non sono del sicuro. L'altro ieri ci sono tre donne, una proprio, hanno tagliato tutti e due mani, dopo hanno stuprata. Questa è la loro strategia del governo proprio. Ma questa guerra è perché c'è il petrolio, secondo lei? C'è il petrolio, anche la terra. La terra e il petrolio, due, anche uranio. Anche Adele oggi al Senato, invitato dalla Commissione per i diritti umani, racconta quanto accade nella sua terra, nell'indifferenza del mondo. I cinesi comprano gran parte del petrolio sudanese, comprano anche terreni per eseguire trivellazioni, per costruire nuovi insediamenti, e a Pechino non interessano i diritti umani, gli interessano solo le materie prime. Ma i cinesi non sono i soli ad aver investito in Sudan, anche l'America e l'Italia sono interessate a questo enorme paese. Noi chiediamo che il governo italiano, se proprio non può fare a meno di fare affari, di avere rapporti col governo sudanese, sfrutti questa forza con la garanzia che vengano rispettati i diritti umani, che finiscano i bombardamenti. Voi chiedete che le imprese italiane si astengano dal collaborare col governo sudanese? Il governo sudanese è comunque un regime. Quante persone sono state uccise della sua famiglia in Darfur? La mia famiglia in Nord Darfur, più di 300 persone, più.